con la prima inaugurazione perché riguarda innanzitutto il completamento dei lavori di restauro della facciata, delle coperture e del campanile. E quindi abbiamo voluto sottolineare questo momento di restituzione alla città, anche di uno dei monumenti più belli, una delle facciate settecentesche più belle che noi abbiamo in città. I lavori continueranno all'interno, non c'è dubbio, ma intanto dopo la Cappella dei Pignatelli, dopo la Pontaniana, dopo Santa Maria Maggiore, la chiesa Santa Maria della Colonna, Monte dei Poveri, stiamo oggi restituendo ancora un'altra parte importante del nostro patrimonio storico, artistico e monumentale della città, e siamo davvero contenti perché dimostra quanto il lavoro anche istituzionale, regione, comune, soprintendenza, con la Commissione europea, il programma UNESCO stia andando avanti. La chiesa di San Pietro Martire, fondata nel XIII secolo dagli Angioini, fu gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943 ed oggi ricomincia a vivere, almeno sul suo lato esterno, dopo il restauro della facciata settecentesca che rientra nei lavori del grande progetto per la valorizzazione del centro storico di Napoli, sito UNESCO. La chiesa, nel cui chiostro è ospitata la Facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II, vede ora recuperata l'originale eleganza, mentre all'interno continuano gli interventi per il restauro e per ricollocare le opere nelle 14 cappelle, delle quali oggi già si ammirano quelle di San Vincenzo Ferrer, San Domenico e della Vergine. Sono altri 10 cantieri che abbiamo in questo momento in corso, con particolare riguardo anche alle aree della nostra Maglia Cardo Decumani, che abbiamo completato anche lì già dei lavori, l'area intorno a Sant'Eligio, Piazzetta degli Scacchi, come altre aree ancora, mentre vanno avanti Piazza Mercato, va avanti Porta Capuana, tra poco consegneremo anche la parte, un'importante parte di Porta Capuana, insomma. Stiamo andando avanti, è un programma importante che sta restituendo alla città il proprio patrimonio storico-artistico. Abbiamo voluto fare adesso questa iniziale restituzione alla città perché la facciata della chiesa di San Pietro Martire è bellissima ed è stata riconsegnata in uno splendore assolutamente più convincente di come era prima, ma anche per vedere i lavori in corso, alcuni restauri già fatti. Questa sarà una chiesa bellissima tra qualche mese con una fruizione collettiva a tutti nel cuore del centro universitario della città.